ottobre dell'anno scorso abbiamo iniziato a buttare giù un po' di idee, io e Andy. E però con molta tranquillità, non è che avevamo proprio intenzione di cominciamo a scrivere il nuovo disco. Però nel giro di poche settimane abbiamo buttato giù parecchi brani fino ad arrivare a una ventina di brani. E quindi con tutto quel materiale abbiamo detto, beh, cominciamo a capire allora da questi 20 che cosa tirare fuori per il nuovo disco. E così è partito, diciamo, è iniziata l'idea del terzo disco. E i brani sono nati un pochettino al nostro solito modo, sostanzialmente partono da un'idea di Angela, che magari mi passa una linea vocale oppure una melodia, o magari faccio io un arrangiamento che poi passo ad Angela per provare sopra qualche voce. Diciamo che c'è stata un'evoluzione del nostro sound, dal primo disco. Il secondo Machination è questo ultimo perché volevamo fortemente cimentarci in qualcosa sempre di diverso. Sono usciti fuori dei brani, uno completamente diverso dall'altro, tante cose erano molto particolari. E un paio di volte ho tirato fuori dei brani un po' alla Kate Bush e poi ci siamo messi a ridere, diciamo, vabbè, magari non è il caso. The new album from Secret Rule has seen them evolve a lot in songwriting, playing wise, and lyrics and vocals. And I see it's everything is becoming better on many levels, and it's a pleasure to work on it. Il sound è forse su questo album è molto più heavy. Io trovo che questo terzo disco, per quella che è la mia impressione, sia per averlo suonato e anche come ascoltatore, sia il disco più metal che abbiamo fatto. The Key to the World sostanzialmente è un sound dove ci sono realmente i Secret Tool in tutto e per tutto, tutto materiale nuovo e quindi è quello che siamo oggi. Diciamo che quando scriviamo un brano, componiamo un brano, io parto sempre con l'improvvisare una linea vocale senza parole, quindi il famoso inglese maccheronico, sì, giusto per sentire un po' i suoni e cercare di costruire una linea vocale che mi ispiri, insomma. Quest'anno, su questo disco nuovo, c'è stata una particolarità. Ho passato tanto tempo in macchina, nel traffico, vabbè, a Roma c'è molto traffico. E quindi tanto, molto spesso ho registrato sul telefono le voci mentre stavo guidando e poi le inviavo per email ad Andy. E infatti molto spesso andavo anche a tempo con la freccia perché c'avevo molto, C'è il magari stavo, se c'è il click. click della freccia che si sentiva sotto mentre facevo le linee vocali. E poi in altro ambiente dove sono nate le linee vocali, non lo so perché, ma mi veniva sempre ispirazione la notte. Quando a mezzanotte l'una mi veniva in mente la linea vocale. Allora registro sempre sul cellulare, la, così, poi inviavo ad Andy e Andy lo doveva amplificare a 1000 perché non sentiva niente praticamente. And forever E quindi diciamo che le mie vocali sono nate in questo modo e poi che cosa faccio? Riprendendo ispirazione un po' dalle parole inventate, perché comunque ci sono dei suoni che calzano bene su delle note, quindi seguo un po' il suono delle parole e un po' quello che mi ispira proprio la musica con quella linea vocale e da lì mi arrivano sempre delle immagini e dalle immagini poi costruisco il testo e so di che cosa dovrà parlare quel brano. E in maniera particolare, sicuramente poi rispecchia sempre qualcosa che riguarda me o la mia visione del mondo o di quello che vedo nel mondo o di come io immagino possa vivere un'esperienza qualcuno che fa un'esperienza forte, che magari non è la mia, ma mi metto nei suoi panni.
E allora cerco di immaginare che cosa può provare una persona in questo mondo che non è fatto di belle cose, anche di belle cose, ma ultimamente ne vediamo tante che non sono così belle. E poi soprattutto diciamo il concept dell'album riguarda un po' la doppia identità dell'uomo sulla terra e l'uomo dopo la morte, quindi di spirito, di anima, se qualcuno ci vuole credere, che si ricongiunge poi all'armonia dell'universo. Quindi in qualche modo è come se ci scrolliamo di dosso tutte le fatiche fatte nella vita terrena, della confusione, del caos che c'è sulla terra, e quando invece passi dall'altra parte ti ricongiungi in armonia e nel silenzio e tutto ritorna in un ciclo vitale armonico. Allora, si può dire che è nata in un modo un po' folle in realtà, perché ho ricevuto la chiamata di Angela una mattina, insomma mi ha contattato perché aveva bisogno di un batterista proprio in pianta stabile, e però mi ha fatto subito un accenno al fatto che mi serviva il batterista per registrare il nuovo album. Avevamo necessità di avere un batterista di un certo tipo sul disco, e quindi già questo è stato contattato una settimana prima delle registrazioni, e dove Angela l'ha chiamato e gli ha detto Nicola, guarda, siamo i Secret Rule, abbiamo bisogno di un batterista che deve registrare le parti di batteria per il nuovo disco. Sei disponibile per imparare i brani in 2-3 giorni al massimo, sono 12, e di registrarli in un giorno e mezzo, due al massimo, entro la prossima settimana? È svenuto, poi dopo un po' è rinvenuto. Quando sei ripreso mi fa, ok, ce la posso fare. Quindi mi sono chiuso ad imparare il repertorio in poco tempo e abbiamo registrato. È andata, devo dire, ascoltando adesso il master finale, molto bene. Diciamo che per questo album ho utilizzato tutte chitarre 7 corde, a differenza dei precedenti, questo per dare un taglio un pochino più pesante al suono proprio in se stesso. E, personalmente in questo momento sto utilizzando degli ESP come chitarre, che hanno un sound che ben si sposa con quello che sto cercando in questo momento. E per quanto riguarda il tipo di approccio, ti ripeto, un approccio più heavy, di conseguenza c'è stata più ricercatezza sulle parti, diciamo, più che altro ritmiche, meno concettualmente, meno riff, però più sostanza in fase ritmica. È stato un lavoro fatto anche di pari passo con Michele per quanto riguarda poi le linee di basso sue, però volevamo una base molto, molto solida, anche per dare più spazio poi sostanzialmente a Enka per le sue parti di tastiera. Io quando registro uso sempre uno stesso strumento, che uso solamente per registrare, è uno strumento a 5 corde che è lo strumento che uso per, quando vado al vivo preferisco 4 corde e strumenti passivi, mentre invece questo qua a 5 corde è uno strumento attivo. Per registrarlo, per registrare preferisco questo perché c'ha un bel suono grosso, è aggressivo, metal. L'ho registrato praticamente pulito nel nostro studio.
pulito senza nessun tipo di effetto, per lasciare alla produzione la libertà proprio di lavorare sul suono dello strumento molto liberamente, senza avere nessun tipo di restrizione. Gli abbiamo detto solo alcune cose da aggiungere, poi il produttore ha fatto lui, essendo uno che insomma lavora principalmente nel campo meta, non ha certo bisogno che siamo noi a dirgli quello che deve fare. Mi sono fidato e infatti ha tirato fuori un suono bellissimo. For the guitars on this album I used an Engel Savage amp, which I think worked really well. It's like pretty aggressive, but at the same time has a very smooth tone, which fits the music really well. For the bass, I used my Ampeg bass amp, combined with some pedals. I think I used my number one KHDK pedal for the bass, but in combination with a DI that I'm using assorted stuff inside the computer to mix. It's like a mix of different things that in the end makes up the sound that you hear on the record. Allora, la strumentazione che ho usato è una batteria, una Premier, che è una batteria che uso ormai da più di 10 anni, per intenderci quella di Nico McBrain, che è il batterista degli Iron Maiden, quindi una batteria che ha una bella storia, diciamo, e suona molto bene. Infatti anche Matteo, l'ingegnere del suono, era molto soddisfatto durante le riprese, quindi sotto questo aspetto è uno strumento che non mi ha mai abbandonato e di cui vado molto fiero. E per quanto riguarda, mi sono adattato molto presto ai pezzi, perché il genere è un genere che ormai suono da parecchi anni. È chiaro che mi sono dovuto ovviamente attenere a degli obbligati che c'erano, una preproduzione già fatta, perché sono entrato in corsa, quindi un po' facendo fede a quella, un po' anche prendendo spunto dal disco precedente, che è stato suonato da Sander Zoer, che è l'ex batterista di D-Lane, che ha uno stile che mi piace molto, e in più mettendoci del mio è venuto un mix abbastanza particolare e azzeccato, devo dire. Riguarda le sessioni di registrazione, è un iter, diciamo, più o meno già studiato, è stato un pochino più elaborato qua. In momenti differenti, esattamente, più che altro anche per l'aspetto delle voci, ma magari vi dirà Angela. E diciamo che abbiamo cominciato con le linee di basso e di chitarra, le abbiamo fatte nel nostro studio qui a Roma. E per quanto riguarda la batteria, poi le tracce di batteria sono state registrate qui a Roma con Nicola, e poi per quanto riguarda le voci, Angela le ha registrate in Austria, nello studio di Fabio Ramone dei Serenity, che ci ha aiutato anche per quanto riguarda il discorso di preproduzione, e poi tutto è stato mixato da Tio Madsen in Danimarca, quindi diciamo che abbiamo europeo tutti gli effetti. Noi abbiamo un contatto con Fabio D'Amore, dei Serenity, già ha collaborato con noi sul disco precedente come bassista su un brano, Tolls, e quindi avevamo già un rapporto, c'è una grande empatia fra noi e lui, e quindi avevamo deciso di farci aiutare da lui sulla scelta proprio dei brani.
I got in contact with Secret Rule a couple of years ago when they invited me playing a bass for their back then latest release, and I had the pleasure to record a song for them with my bass, and there were a couple of guests that I also knew in the record, like Timo and Sander from Delane, and I wanted to support the Italian scene since they are Italian like me, and then I had the pleasure to have this track with them in the album, and then we played the show together in Vatican, Switzerland, and it was cool then to hang out and see that the album was released. Then we started talking about the newest material, and I definitely think that the new material is way more mature, and there was some kind of evolution, and yeah, they got something really cool. Quindi, come dicevo prima, avevamo una ventina di brani e dovevamo selezionare quelli che potevano andare sull'album. E quindi diciamo che ci siamo appoggiati a lui per la fase di scrematura e la fase di preproduzione. E inoltre ha prestato la sua voce per i cori e ha anche costruito alcuni cori lui con noi, e quindi c'è stata la scelta di andare a registrare le voci nello studio di Fabio. E è stata una bella esperienza, soprattutto perché lo studio si trova in Austria, vicino Innsbruck, in un paesino che sembra dipinto praticamente, quindi uscire dal caos di Roma per andare a registrare in un paesino così carino, tutto il verde, sembra a volte c'erano... Perfetto per le tematiche dell'album. Perfetto per le tematiche dell'album, perfetto, assolutamente, e molto ispiratore. E poi sembrava un po' il paesino di Edward Mani di Forbice, tutte le siepi squadrate, precise, era qualcosa di fantastico. Quindi diciamo quella mattina si faceva una bella passeggiata dall'albergo fino allo studio, in questo posto meraviglioso, e quindi insomma comunque ti rilassava, era bello. E poi niente, si arrivava in studio, si stava la giornata intera, si facevano le pause pranzo, le pause pipì, ci stanno sempre, ed è stato insomma bello registrare con una persona comunque che ci ha seguito, che mi ha seguita in questa fase qui. I took care of the vocal recordings, as you say, and I recorded Angela here, and working with her was really interesting experience because she's really picky, and I say this with positive feedback, because this is a very challenge for who is recording and trying to get the best out of what we have, and I prepared myself quite enough in advance to also have the best sound and the best microphones for her. I chose an Audio Technica AT2035, brand new received by the company, and an AKG C414, an old series, and I matched them together, and I exactly got the result that I wanted to have, and sounded very, very cool on her voice, and I guess in the final product you can really notice that the harmonics were really, really efficient on her lines, and the songs are really sounding rich when she's singing, and she's doing a very good performance. The fact that Secret Rule has a lot of different styles incorporated into their style doesn't really confuse me or make my life easier or more difficult as a mixer, because, you know, when you boil it down to the core, everything is just like sound, and everything has to sound as good as it possibly can. And I see every band that I work with, regardless of its, I don't care if it's Behemoth or Sarah Brightman or whatever, it just has to sound as good as it possibly can. And with this kind of music, compared to like the harder, more extreme metal bands, it's there's a lot more space to work with in the music, so there's actually a chance to play around with sounds
that makes the whole thing interesting on a different level for me, and it's always nice to work with some different kinds of bands sometimes, so that I get to challenge myself and, you know, get a clean slate, like erase everything from the brain and start over. Tecnica e emotività, assolutamente tutte e due importantissime, assolutamente tutte e due che devono lavorare in simbiosi, perché la tecnica è importante, quello non c'è dubbio, anche se qui non è che ci sta la tecnica stratosferica che devi fare cose, però il tocco e certe condizioni sono importanti e sono basilari, ma lì interviene anche, oltre al tocco, oltre alla tecnica, interviene l'emotività che ti dà la giusta intenzione sul pezzo, che fra l'altro è lo stesso ragionamento che fai anche dal vivo. L'emotività sempre, e ti cambia il pezzo da così a così. Prima la novità più grande probabilmente nel nostro iter lavorativo è stata quella del supporto e dell'apporto di Fabio D'Amore in fase di preproduzione. È la prima volta che ci siamo trovati a lavorare con una persona tra virgolette esterna alla band per quanto riguarda un discorso di preproduzione. Però devo dire che è stato molto importante perché ci ha dato modo anche di valutare degli aspetti che probabilmente quando sei coinvolto, molto coinvolto all'interno di una situazione musicale, probabilmente ti possono sfuggire. E quindi avere comunque due orecchie esterne a quella situazione che intervengono e magari provano a dare delle indicazioni, delle idee, sicuramente ti fanno rielaborare tutto un discorso musicale in maniera magari anche diversa. E sotto questo profilo Fabio è stato importantissimo, è stato veramente un grande perché ha saputo, diciamo, inserirsi in questo contesto in maniera molto tranquilla e molto serena, proponendo le sue idee, però rispettando tranquillamente quelle che poi erano le nostre posizioni. Perché sai, qui in questo tipo di cose, cioè, siamo sempre al limite di quello che poi è un discorso poi di sensibilità, no? Musicale. Soprattutto per chi crea qualcosa, poi sentire una voce fuori campo e ti dice guarda, questo magari può funzionare meglio così, devi essere anche in grado sia di ricevere un certo tipo di consiglio che di confrontarti con chi ti dà il consiglio sostanzialmente. Però devo dire che Fabio, sotto questo punto di vista, è una persona eccezionale, oltre che un musicista preparatissimo, e quindi abbiamo lavorato benissimo. The pre-production phase was not the easiest phase
we were in between the Christmas holidays, and there was much work to do from both sides. I had to analyze the whole material that the guys wrote, and had to be a sort of entity who would select, or let's say, see the songs from a different perspective than them. And I had them to select the final songs in the album, and I reworked some parts, and we then discussed about the results that I offered, and we agreed in what the feedback for the songs was, and actually I'm really satisfied of what was before and what is now, because the line that I had in mind really, really respected my view on this album and on these songs. Invece cosa puoi dirci riguardo alle collaborazioni che anche su quest'album avete avuto degli ospiti? Hank alle Sonata Artica, Aileen e Henning, il nuovo cantante dei Firewind. Come è andata? Come sono nate queste collaborazioni? Cosa puoi dirci? Allora, diciamo che con Enka parto da lui, perché sostanzialmente ormai noi lo consideriamo il quinto elemento della band, sostanzialmente. Adesso non so se lui gli farà piacere o meno su questa cosa qua. Però di fatto è nella line-up già dal disco precedente, e devo dire che lui è una persona straordinaria, oltre che un musicista incredibile. Anche perché ha un'umiltà e una professionalità impareggiabili, credo. Diciamo che nel momento in cui l'abbiamo contattato, nuovamente abbiamo detto: guarda, stiamo lavorando al nuovo materiale, ci piacerebbe ancora portare avanti la situazione. È stato da subito disponibile e si è messo subito a disposizione, nonostante i vari impegni che avesse poi con Sonata per quanto riguarda i tour, eccetera, tant'è che abbiamo selezionato nell'ambito dei suoi slot liberi dei momenti, appunto, che poteva dedicare alle registrazioni, e ci siamo incastrati in questo modo con lui. È una persona veramente fantastica, alla mano, e quindi abbiamo riconfermato l'empatia e il sound di Secret Rule con Enka. Questo, siamo contenti. Che è veramente un modo di suonare che invidiabile, straordinario, un grandissimo professionista. E dal punto di vista umano, la bella sorpresa è che è veramente un ragazzo veramente straordinario. Una persona che gira tutto l'anno in tournée con una band straordinaria, magari uno si aspetta chissà che cosa, e invece è un ragazzo di una umiltà, di una simpatia veramente straordinario. Quindi anche come conoscenza diretta, è sempre stato bellissimo, è sempre stato è sempre stata una bella sorpresa. I think there's nothing huge. The band is still the same, and it's still the same basic idea. But I think maybe the songwriting has moved a little bit forward to this album, and maybe some new influences. It's hard to say because it's so close to the recording now, and it's like I find that when I work on something and I comment on it, then 6 months later, if somebody asks me, or I listen to it again, and I go like, well, that was not even close. so I try to not say too much. You need more time. Yeah, I think so. But it was really fun to work on the album once again, like with the last one. So I enjoyed myself. Yeah, that might be that maybe there's not so much electronic noises and kind of things like that, and more orchestral things on the keyboard parts. Okay. Yeah. And you recorded with the file sharing, sent you all the files, yes, and you played keyboards. I get. Can you tell us something about the working method? I get sent demos, and then Andy usually puts some keyboard ideas there, what he's been thinking, and so I use those as a basic for okay, what I do. And a lot of the times the ideas are really good, and sometimes I don't like them so much, and then I don't put them on the album. So it's something that
it's really easy, I think. You know, I get all the stuff and I work on it at home. I send it back, and if it's not something they like, they send it back, and we do it like that. And it's really a fast way and easy way of working for me. Can record in your own studio? Yes. You have, I have all the equipment at my house, so it's no problem. Okay. And on the songs that we heard, there are atmospheric part for the keyboards, and there are fast solos. Yeah. Right? Maybe near also to your band Sonata Artica, like. Yeah, I think I approach playing solos pretty much the same way, no matter who I play with. I try to listen to the song and try to play something that fits with the feel with the song. Allora, Henning l'abbiamo subito pensato come voce maschile perché tutti quanti amiamo molto la sua voce, il suo timbro. Ha una voce molto particolare, graffiante, che accostata alla mia di voce molto pulita e cristallina sposava veramente bene. Quindi eravamo subito sicuri sia del brano che di lui. E quindi l'abbiamo contattato perché non avevamo contatti con lui precedenti e gli abbiamo spedito il brano, gli è piaciuto e quindi poi è partita subito la cosa. E io ero molto emozionata nel sentire le voci, ero lì che aspettavo che ci mandava la prima registrazione per farci sentire insomma quello che aveva fatto, e quando l'ho sentito sono rimasta veramente stupita perché l'ho sentito almeno 10-15 volte il brano di seguito quando è arrivato, perché mi era piaciuto veramente tanto e volevo cogliere tutte le sfumature della sua voce e del lavoro che aveva fatto, e sono veramente contentissima e soddisfatta. E poi lui è veramente simpatico, anche lui molto a mano, tranquillo. Henning è stata subito la nostra prima scelta di base. A me personalmente piace tantissimo il timbro vocale che ha, quindi diciamo ci siamo un attimo confrontati per quanto riguarda Twin Flames, per quel duetto, però eravamo tutti subito convinti di che era lui per primo questa partecipazione sul disco, e devo dire lui è stato rapidissimo a darci risposta positiva e a rendersi disponibile per questa cosa. E tra l'altro il risultato è stato oltre le nostre aspettative. I was getting contacted by Andy, the guitar player of the band Secret Roll, via Facebook. So that's a usual thing these days. I'm a session singer, studio singer for several projects or bands. People keep asking me all over the years, can you produce a record or a singer, or being a voice coach or producer, they're asking me. And I'm always interested in new bands or different territories to perform with other singers, doing duets or full albums or whatever. So it's a good thing. So that's a positive side of being on Facebook. So I listen very intensive and carefully, and I decide things, what to do and what not to do. And I really thought the first moment in First Spot On, it's a great track. It's a great hook, very catchy song, good female singer. And I have to relay myself, I have to see myself in the music, in the verse or in the parts where I'm involved. So you have to have that feeling and the tense to do it. And it was right there, it was directly right there. So it's a good decision to make. Okay, I think that hearing the song, it's perfect. Yeah. For your voice and your... You can hear it in the background if you want. Yeah. For your voice and your style, it's a really epic song and metal and powerful. It's weird because my kind of singing or my style, it really fits to that song. Yeah, you could say that. I think actually. So even when you have those kind of lyrics where there are, it's about relationships or mystic ways where people come together or forces come together by accident or karma, whatever. I really like that stuff. Well, usually I'm very critical and very selective when it comes to mastering or sound or mixing results. And I'm always honest and being open regarding criticism or having opinions. But I couldn't find anything bad, or you can hear every point of the music in it, and it was nice.
was good. E invece con Aileen è stata veramente una rivelazione. Perché molto spesso quando vedi queste regine del metal, un po' le idealizzi anche, no? Quindi sembrano sul piedistallo, inarrivabili. E invece è una ragazza fantastica, anche lei alla mano, è simpaticissima, e fra me e lei è nata veramente una forte empatia e ci siamo trovate subito. E anche lì ero molto curiosa di sentire la sua voce e l'avevamo pensata come ospite su un brano dove appunto c'è un ritornello dove sono proprio due voci che si intrecciano, l'avevo scritto apposta. E mi piaceva l'idea di accostare una voce come la sua, così dolce, molto dolce e delicata, con la mia che invece sono un po' più aggressiva, un po' più scura. E la cosa ha funzionato molto bene sul ritornello. E mi è piaciuta molto anche la parte dello special, come l'ha interpretata, perché l'avevo già cantata io ovviamente nel provino, lei l'ha un po' reinterpretata, ha aggiunto dei cori, e quando l'ho sentita la prima volta mi è piaciuta subito l'idea che ha avuto, perché mi ha mandato dei provini sul cellulare via WhatsApp che aveva fatto a casa per farmi sentire se mi piacevano le varianti che aveva fatto, e erano veramente fighe. E poi, vabbè, qua quando ho conosciuto di persona, siamo tutte e due appassionate di comics, tutte e due appassionate di videogiochi, di fantasy, di tante cose, e quindi comunque abbiamo veramente trovato tante cose in comune, abbiamo chiacchierato H24 per 5 giorni, quindi veramente soddisfatta e contenta. A friend in common, Fabio D'Amore from Serenity. Okay. And he sent me a message and he told me I'm working with this band and would you like to be part of make a collaboration? And then I told him, yeah, I just tell them to write me so we can be in touch and talk about it. And, did you know them before? Or no, I didn't. Sadly, I didn't. Okay. They are a good band, so I wish I knew before. Now their third album. Yes. This one is going to be their third album. And what do you think about the sound of the band? Because for what we heard on this album, it's going to be the sound is more epic, more metal and symphonic in some part. Yeah, and also a bit different. You know, they make a mix of different styles, so it's not like the typical gothic metal band or symphonic or something. They take a bit of everything they like, okay, and then they put it together, so it's quite cool. And what about the song Imaginary World on which you sang? It was a sort of file sharing. They sent you the file of the song and you heard it? Yeah, they, of course, when they got in touch with me, they asked me if I wanted to be on their CD, and I told them, yeah, send me the song so I can listen and see if I want to do it or not, you know. Sometimes maybe it's a different thing you are not, you don't want to do or something. Okay, yes. So of course you have to talk to them and ask them what's the meaning and what they want, what they need. But yeah, it's also you just have to ask, okay, what's the meaning of the song? What do you want me to think about it? Did you send them a different line of vocals and they as driving you in choosing them, or? Yeah, well, not really. I just made a demo and then I sent it to Angela and I asked her, do you like this? Do you want me to change something? Do you prefer something else? Are you happy? So she told me it was perfect as I did it, and then we keep it like that. Okay. I just changed the parts where I sing alone, because of course in the chorus I'm singing together with her, so I cannot do something different because then she had to do something different. So it was more on the verses and the bridge. So. Okay. And today you are filming the video in this circus. Yeah, it's great. It's just too warm inside there. It's like a free sauna. We'll be right back.
Beh, allora adesso possiamo dire che è divertente. Lì per lì ci sono stati attimi di panico perché per fortuna soltanto durante il primo pezzo che stavo registrando, durante le prime take, ho spaccato il rullante, praticamente si è proprio aperto in due, un rullante artigianale per cui si è scollato e si è proprio aperto. E fortuna che era soltanto il primo pezzo, sennò avremmo dovuto ricominciare da capo le registrazioni. E poi non è successo solo quello, perché poi c'è stato un altro aneddoto sempre nello stesso giorno, e appunto a metà più o meno delle registrazioni si è andata a rompere anche la molla del doppio pedale, quindi siamo andati a cercare un doppio pedale al volo. Su tutte le cagagne qua. Sì, evidentemente è una macchina da guerra, quindi distrugge tutto quello che tocca sostanzialmente.